Notte di passione tra Giulia Salemi e Francesco Monte? Durante la scorsa notte la coppia non coppia del Grande Fratello 2018 si è avvicinata molto con un Francesco Monte più sciolto rispetto alle precedenti puntate. Nella notte, infatti, l'ex tronista di Uomini e Donne si è lasciato andare scambiando finalmente alcuni baci con la bella influencer persiana davanti agli occhi increduli degli altri coinquilini dei GF VIP 3. Ma non finisce qui. Durante la scorsa notte i due si sono avvicinati anche sotto le coperte. Cosa è davvero successo tra loro? Le telecamere ad infrarossi hanno ripresa la scena, anche se non è ben chiaro cosa sia davvero successo sotto le coperte tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Chissà che i due non possano raccontare qualcosa di più durante la diretta di giovedì 8 novembre 2018. Punto preoccupazione per Giulia Salemi. Giulia Salemi è preoccupata per quanto potrebbe avvenire nelle prossime ore al GF VIP 3. La ragazza infatti ha notato come il gruppo iniziale della Casa Bella sia ormai ridotto all'osso, forse pensando che anche Benedetta Mazza potrebbe presto uscire dal gioco. D'accordo con Stefano Sala, crede che la ragazza avrà poche possibilità di riuscire a emergere dal televoto di questa sera, vista la forza già dimostrata da altri concorrenti. Intanto, il rapporto con Francesco Monte proprio non decolla. Nei giorni scorsi il concorrente ha sorpreso la ragazza con un bacio casto ed al limite della pudicizia, salvo poi raggelarla subito dopo. Salemi continua a vivere con forti difficoltà questo flirt mai nato, mentre sta facendo di tutto per non essere considerata un tappetino, come le è stato detto nell'ultima diretta in modo più o meno velato da Alfonso Signorini. Mamma Fariba non si esprime. Giulia Salemi ha ricevuto finalmente un po' di supporto dai fan del GF VIP 2018, un aereo pro fra Lemi rimette al centro dell'attenzione la coppia più contestata di quest'edizione. Ancora non si crede appieno nella verità dell'unione fra la ragazza e Francesco Monte, mentre Fariba Tearani ha scelto di non esprimersi più riguardo al flirt in corso fra i due concorrenti. Nel corso di Casa Signorini ha infatti sottolineato di voler seguire le richieste della figlia, che in seguito alla sua precedente incursione nella casa le ha richiesto di lasciarle vivere da sola a questo momento. Purtroppo Giulia si trova in una situazione problematica, da un lato secondo Fabio Basile ci sarebbero dei dubbi ancora da sciogliere prima che la relazione con Monte decolli in modo definitivo. Dall'altra il pubblico adesso è fin troppo attento ad osservare la coppia, più che altro per catturare tutti quei momenti che potrebbero supportare la tesi di molti, Giulia e Francesco stanno fingendo. Tra i candidati per la finale. Il Grande Fratello VIP 3 regalerà presto a Giulia Salemi il posto in finale. La concorrente è riuscita a salvarsi dalla nomination di questa sera grazie alla protezione ottenuta dal resto del gruppo, che ha preferito sacrificare Benedetta Mazza. Non ci sono dubbi sul fatto che Giulia verrà portata fino allo step finale del programma, anche se molti telespettatori sono pronti a giurare sul suo demerito. Non ci sono elementi infatti per considerarla una dei concorrenti forti del programma. Senza il flirt / non flirt con Francesco Monte, in realtà la ragazza sarebbe già stata eliminata dal gioco. E in passato del resto abbiamo visto che comunque le storie d'amore non garantiscono la vittoria del reality, per cui l'unica speranza dei delatori della Salemi è che venga comunque eliminata durante l'ultima sera. Nel frattempo la concorrente sta perdendo di vista il suo gioco personale.
tolta la parola amore dai suoi discorsi, che cosa rimane? Materiale per la Jalapas senza dubbio. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.